Ciao da Avsim, la Juventus è veramente interessata a Romelu Lukaku? Direi di no. Si tratta evidentemente di una strategia di disturbo nei confronti dell'Inter. Che l'Inter voglia Lukaku e che Lukaku sia interessato ad andare all'Inter lo sappiamo da tempo. Di mezzo c'è il Manchester United che ovviamente avanza le sue pretese a livello economico e la trattativa è comunque, diciamo, in fase avanzata, possiamo dire, o comunque sta procedendo. Nel frattempo si è intromessa la Juventus. Notizia di ieri sera di Gianluca Di Marzio, la Juve appunto ha manifestato un certo interessamento per Lukaku. Ora, qui ci sarebbe tanto da dire da un punto di vista proprio della gestione della notizia, da un punto di vista del giornalismo sportivo, da un punto di vista del calciomercato, come inteso come attività dei procuratori e dei direttori sportivi. Nel senso che possiamo anche ipotizzare che la Juve non abbia un vero interesse per Lukaku, ma l'abbia fatto sapere a Di Marzio, il quale lo abbia poi rivelato al pubblico in buona fede. Proprio per disturbare in questo modo, cioè in che modo? Dicendo, facendo passare la notizia che la Juve vuole Lukaku, ma senza avere effettivamente manifestato un interesse direttamente al giocatore o al Manchester United, in modo tale da non rimanere vincolata la Juventus. Perché che la Juve non voglia Lukaku mi sembra evidente. Cosa c'entra Lukaku con Sarri? È veramente un attaccante che con Sarri non c'entra nulla. Parliamo di un giocatore 13 maggio 93, quindi 26 anni, l'età è buona, 1,90 m, ma soprattutto al di là della un fisico talmente imponente da essere quasi da altro sport, cioè è uno di quei giocatori tipo Wes Morgan dell'Leicester che sembrano prestati al calcio da qualcos'altro, non sembrano veramente dei calciatori per il fisico che hanno, eccessivo, un fisico eccessivo proprio da un punto di vista muscolare, un peso vero e proprio importante che rende Lukaku un attaccante non facile da gestire in certi contesti tattici, soprattutto in quello di Sarri. Sarri chiede agli attaccanti di muovere tanto di abbassarsi a ricevere il pallone. Lukaku non è assolutamente l'ideale per Sarri e quindi è chiaro che già da solo da questo punto di vista che Lukaku non è un vero obiettivo della Juventus. Tra l'altro, vabbè, punta centrale belga, piede sinistro, scadenza 2022, vale 75 milioni, 422 presenze totali in carriera fin qui, con 194 gol e 69 assist. Da questo punto di vista ha uno score sicuramente molto 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 importante, però non è l'attaccante di Sarri, ripeto, non c'è veramente da crederci che la Juve voglia prendere Lukaku. E allora, ripeto, al di là del discorso giornalismo, qui che cosa dobbiamo dire, che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare, al di là del fatto che c'è sicuramente rivalità tra Juventus e Inter, e questo mi sembra evidente, lo sappiamo da tempo, c'è anche una rivalità diretta a livello di dirigenze, cioè qui si sta giocando una vera e propria guerra tra Paratici e Marotta, in buona sostanza. E qui dovremmo tornare a parlare di Beppe Marotta dalla Juventus, della sua cacciata dalla Juventus, del suo allontanamento, dei motivi alla base, o almeno di quelli che possiamo capire e ipotizzare sulla base della logica, perché poi a livello di certezze non è che ne abbiamo tante, possiamo solo immaginare che cosa sia successo, ma che sia successo qualcosa di grave, qualcosa di problematico, mi pare evidente, ci sembra evidente. Cioè Marotta non se n'è andato, innanzitutto non se n'è andato di sua volontà, anzi, lo ha detto chiaramente che è stato allontanato, ma i motivi non sono motivi, diciamo di semplice risoluzione, sono questioni molto intricate, sono cose molto pesanti, forse anche gravi. Quindi c'è questa azione di disturbo da parte della Juventus che, diciamo, non mi inorgoglisce particolarmente, mi fa sorridere, mi diverte, ecco, perché tra l'altro in tutto questo dobbiamo dire che Paratici rischia veramente di essere certificato come un fenomeno top player, perché se mi prende De Ligt, Rabiot, va bene, Buffon non conta su questo perché voglio dire non è stata un'operazione difficile. Demiral, lo scambio Spinazzola-Pellegrini a poche ore dalla chiusura della stagione con una plusvalenza pazzesca, più tutti gli altri, sta lavorando per Pogba, poi mi riesce magari anche a cedere Higuaín, Mandzukic, Khedira e quant'altro. Nel frattempo si prende anche lo sfizio di andare a disturbare l'Inter. Beh, ragazzi, è veramente un fenomeno Paratici, è veramente un fenomeno se riesce a fare tutte queste cose, sottolineo se. E allora ripeto, che cosa dobbiamo dire dell'allontanamento di Marotta? Cosa possiamo dire? Su questo sinceramente vi chiedo di confrontarci nei commenti, facendo attenzione ovviamente alle accuse che muovete nei confronti di Marotta e nei confronti della Juventus. Io non mi spingo a dire molto perché non voglio diffamare nessuno, chiaramente, né voglio andare a dire a voi come mio pubblico cose di cui non ho prove e che quindi potrebbero essere veramente anche calunniose. Vi invito a non farlo neanche voi, cioè perché si sentono dire cose molto pesanti e molto gravi a danno, diciamo, a carico di Beppe Marotta per i motivi per cui se n'è andato
è stato cacciato dalla Juventus. Diciamo che in sostanza quello che sicuramente ha pesato nell'allontanamento di Marotta dalla Juve sono state operazioni di mercato come Higuain, che Marotta ha definito la sua migliore operazione e che rappresenta tutt'oggi un peso importante per la Juve da un punto di vista più finanziario che sportivo, ma anche sportivo, ed è stata un'operazione, possiamo dirlo, fallimentare da un punto di vista contabile. C'è stata la questione dei rinnovi, soprattutto il rinnovo di Khedira, un rinnovo veramente impresentabile, improponibile, altro grave danno per la Juve, che adesso, oltre ad aver sostenuto questo esborso da questa spesa da 6 netti, quindi più il lordo, per Khedira per questa stagione in cui non ha potuto rendersi praticamente mai utile perché è stato infortunato, c'è il problema che non lo si riuscirà a cedere, ma non è solo il rinnovo di Khedira, direi anche il rinnovo di Mandzukic, direi anche volendo operazioni come l'acquisto di Matuidi, o magari ecco l'acquisto di De Sciglio, non saprei dirvi, questo forse su questo ho qualche dubbio, però possiamo anche aggiungere una cosa: per quale motivo Ramsey ha avuto delle commissioni, gli agenti di Ramsey nell'operazione a parametro zero hanno avuto delle commissioni, diciamo, mi sembra sui 5-6 milioni, adesso non ricordo bene, con operazione curata da Paratici, mentre l'operazione Emre Can curata da Marotta ha visto delle commissioni agli agenti di Emre da 16 milioni, cioè c'è una discrepanza evidente. Voi mi direte, vabbè, anche Rabiot ne ha presi 10, però Rabiot sappiamo che comunque 10 è meno di 16 in ogni caso, quindi c'è anche questo, secondo me, una gestione da un punto di vista economico non felice, non sempre convincente, non sempre condivisibile. E allora potrebbe essere questa la chiave di lettura, che non solo non si sono lasciati bene la Juventus e Beppe Marotta, ma resta anche una acredine tra i singoli protagonisti di questa vicenda, cioè Agnelli, Paratici e Nedved da una parte e Marotta dall'altra, con queste strategie di disturbo che non sono soltanto forse un tentativo di mettere i bastoni tra le ruote all'Inter come società, ma specificamente di dar fastidio proprio a Beppe Marotta. Questo in pratica è quello che penso. Dopodiché Lukaku non lo so dove andrà, ma non alla Juve, mi pare evidente. Non ne abbiamo bisogno, cioè per me non abbiamo bisogno neanche di Icardi, figuriamoci se abbiamo bisogno di Lukaku. E tra l'altro nella strategia di disturbo c'è da dire anche questo, che se effettivamente la Juve riesce a far alzare il prezzo per Lukaku all'Inter, crea un grosso problema poi anche per quanto riguarda magari Icardi. Cioè immaginate, la beffa sarebbe questa: se l'Inter paga più del dovuto per Lukaku e magari poi la Juve riesce a strappare un prezzo inferiore per Icardi, se veramente la Juve vuole prendere Icardi, il danno è doppio, perché quello che loro hanno speso in più lo hanno poi anche incassato in meno, quindi sarebbe veramente clamoroso. Ditemi come la pensate, come vi ho già chiesto nei commenti qui sotto, sulle dinamiche dell'uscita di Marotta dalla Juventus e di questa strategia di disturbo della Juventus su Lukaku. Ci vediamo allora nei commenti, like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. Seguitemi anche sui social, soprattutto su Instagram, i link ve li metto tutti in descrizione insieme a quello per il mio sito avsin.video, che potete utilizzare per contattarmi in privato. E sempre forza Juve!